Sandoro ha rappresentato per me una tappa molto importante, perché sin da ragazzino sognavo di indossare questi colori, poi lo stadio è uno stadio all'inglese, è sempre stato il mio sogno indossare questa maglia e giocare al Marassi. Sono riuscito e sono molto orgoglioso. Dopo la retrocessione della Sampdoria non ho pensato nemmeno un secondo a venire ad indossare questa maglia, perché ripeto, io sin da ragazzino sognavo di indossare questi colori, venivo da un campionato strepitoso come Cagliari, avevamo fatto un grosso campionato, mi chiamo Ventura alla Sampdoria e non ci ho pensato due volte. Sono arrivato io con tanti elementi importanti come Casale, Sereni, Carmine Esposito, Francesco Facchi, dovevamo vincere il campionato così camminando con la squadra che avevamo. Stavamo facendo un grosso campionato, però purtroppo ricordo quella partita a Bergamo contro l'Atalanta, vincevamo 3-1, in due minuti, gli ultimi due minuti ci hanno fatto due gol, da quella giornata non siamo caduti in un tunnel molto buio e non siamo più riusciti fuori. Poi sai, quando non vengono i risultati, perdi in casa, perdi fuori, si rompe un po' lo spogliatoio e alla fine è successo quello. Il secondo anno con la Sampdoria stavamo facendo anche bene le prime gare, poi ricordo che il giorno d'andata hanno cambiato un po' la squadra e là secondo me è stata una pecca della società, non so se sia stato l'allenatore, la società. Secondo me se rimaneva quel gruppo con qualche innesto importante si poteva andare tranquillamente in Serie A. Ma il terzo anno ricordo benissimo che facemmo un campionato molto negativo, ricordo pure la società che faceva fatica pure a pagare gli stipendi, c'era un po' di malumore e diciamo che l'ambiente era un po' spento. L'unica cosa, nota positiva, che erano i tifosi della Sampdoria che ci aiutavano tantissimo. Ricordo che abbiamo rischiato la retrocessione, mi sembra per 3 punti non siamo andati giù, poi alla fine ci siamo tirati fuori. Alla fine è stato come se avessimo vinto il campionato, perché quando è così, quando parti male, quando ci sono problemi societari, problemi dentro lo spogliatoio, rischi di andare giù, però alla fine siamo stati bravi a tirarci fuori e ad ottenere quella salvezza che per noi è stata molto importante, anche per me, che quell'anno feci 7 gol, diciamo che posso dire che è stata un'annata positiva rispetto agli altri anni. Ma io ricordo che all'inizio mi sosteneva e mi voleva bene al massimo la tifoseria, perché le caratteristiche in cui saltavo l'uomo, ero rapido, mettevo la palla in mezzo, alla gente queste cose piacciono. Però poi l'ultimo anno diciamo che le cose negative se la sono presi pure con me e quello mi è dispiaciuto un po', però penso di averli ricambiato nel migliore dei modi, nel senso che feci quei 7 gol tutti decisivi. Diciamo che sono stati decisivi per la salvezza. I gol sono tutti belli e tutti importanti, però ne ricordo uno in particolare contro l'Atalanta in casa, vincemmo 1-0 facendo una grossa gara e quello mi riempì veramente di gioia, lo ricordo benissimo come se fosse ieri. Io sono un tifoso della Sampdoria, anche se sono palermitano, sono un tifoso della Sampdoria sin da ragazzino e tuttora li guardo spesse le partite della Samp, perciò la Samp mi è rimasta nel cuore, sono felice e contento che la Samp ha ottenuto dei buoni risultati, soprattutto per Fabio Quagliarella, che è una persona umile, poi del sud, veramente sono molto orgoglioso di questo ragazzo. Voglio salutare i tifosi della Sampdoria perché mi hanno fatto sentire come se fosse a casa mia, sin dall'inizio alla fine. Spero che possa ambire a dei traguardi importanti.